Ciao, oggi ho pensato a una super ricetta velocissima, la pizzaiola di soia. Abbiamo bisogno di bistecchine di soia che troviamo su internet o in ogni negozio bio. Poi abbiamo bisogno di passata, origano, zenzero e pepe. Abbiamo bisogno di brodo caldo o acqua calda. Come prima cosa mettiamo a rinvenire le bistecchine di soia, le mettiamo in un contenitore e ci versiamo sopra acqua calda o brodo caldo e le lasciamo così per una mezz'oretta, 20 minuti, mezz'ora. Se ti è più semplice puoi anche metterle a bollire nell'acqua per 10 minuti. Queste bistecchine si gonfieranno, diventeranno morbide e saranno pronte per preparare il nostro super piatto. Passata la mezz'ora, le strizziamo per bene togliendo tutta l'acqua che hanno assorbito e le mettiamo già in un tegame. Vi dico un paio di curiosità. Questa ricetta si ispira alla pizza alla marinara. Quindi per fare questa ricetta, oltre a usare la carne che io sostituisco con queste bistecchine di soia, si usa del pelato e dell'origano, non serve né lo zenzero né il pepe, e si usa anche dell'aglio. Siccome io l'aglio non lo mangio, e sostituisco questo ingrediente proprio con l'utilizzo dello zenzero e del pepe. Ora vediamo come le preparo. Dopo aver strizzato tutte le mie bistecchine, le metto dentro al tegame, e ci metto un bel po' d'olio, il pomodoro, ricordandomi sempre di sciacquare la bottiglia, riutilizzando tutto il pomodoro contenuto, metto lo zenzero, una spolveratina di pepe e abbondante origano. Giro per bene le mie bistecchine mandando il pomodoro ovunque e poi aggiusto di sale. Metto il coperchio e metto la pentola su fuoco basso, medio basso, per 10-15 minuti fino a che il sugo si è ritirato. Io lo faccio rapprendere bene bene, voi se volete potete anche farlo un pochino più liquido o ancora più denso, come di vostro gusto. Ecco qua, con pochissimi minuti abbiamo fatto una super ricetta e vi garantisco che è ottima, squisita. Spero che il video ti sia piaciuto e ti sia in qualche modo utile. Lasciamelo detto in un commento e lascia un bel mi piace. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto per non perdere tutti i miei aggiornamenti. Ciao, alla prossima ricetta!